Buongiorno, oggi grandi novità. Innanzitutto, auguri a tutti quanti, ma intendo proprio a tutti. Ma perché oggi è Ferragosto, io sono diventato buono tutto insieme, mi è partita la vena polemica, no, auguri a tutti quanti, meno a quelle 4-5 persone. Ognuno di noi ha quelle 4-5 persone che... Ok, allora, oggi video stranissimo, mai provato prima. Un video in cui si parlerà, sì, chiaramente di rasoi, ma non tanto di affilatura, anche, ma soprattutto di affilatori. Perché questi giorni, vedendo tanti video, le live in diretta, non è che mi sono accorto, ho sempre saputo, tutti lo sappiamo, che esistono tante tipologie di affilatura, ma di conseguenza tante tipologie di affilatori. Però, prima di entrare subito nel succo, vedete che non c'ho un cazzo di preparato pure io, non lo so mica dove vado a parare. Innanzitutto, aspettate che poso la zingarella qua. Allora, intanto la prima novità. Siamo nella Branca Caverna e approfitto, oggi è Ferragosto, benvenuti nella Branca Caverna, vi ci faccio fare un giretto. Allora, aspettate che prendo il telefonino. Eccocelo qua. Aspettate, eccomi qua. Che mica lo so come si fa, quelli bravi, io non so mica come quelli bravi. Allora, aspettate, eh. Allora, come faccio? La giro. Allora, vi ho detto... Aspettate un attimo. Ah, eccoci qua. Allora, ecco la mia Branca Caverna. Questa, come vi ho detto, è l'unica stanza autorizzata ad essere in disordine a casa. Vedete, qui ci stanno tutti i miei impicci, le mie chitarre, quello che rimane di un acquario che prima o poi rimetterò in sesto, tutti gli impiccetti, per lo svapo. Vedete? Così, veloci veloci, tanto per farvi vedere. C'è sempre qualche cosa di rasoio, tavolette, prove, con le balza, non balza, tavoletta, altri impicci, amplificato della chitarra. Guardate che macello. Oh, vediamo un po'. Cavalletto con le luci. Questa non ve l'aspettavate dal vecchietto dei 60 anni. Il mio mega monopattino. Aspettate, lo faccio del meglio perché questo è carino solo lui. Il mio mega monopattino ho comprato ben prima che andasse di moda quest'anno e che devo dire ve lo consiglio perché è un bel modo. Mole, moline, molette per fare i lavori. Ci manda pentola che c'è sta a fa lì? Aspettate. Ah, eccomi. E vi siete scordati che faccio i saponi? Per cui c'è la roba da sapone. Vi faccio vedere, aspettate un attimo. Finiamo il tour virtuale. Infatti questa è tutta la robina per fare saponi, creme, cremette. Vedete, stanno le varie materie prime, addensanti. Vediamo un po' qua che c'è. L'olio di jojoba. Vabbè, insomma, tutto quello che mi serve. Un po' di contenitori pronti da essere riempiti. Oh, qui che c'è? Qui c'è l'antro delle pietre sciacattate, quelle che non uso mai, per cui mi sono levato un po' dalle scatole per fare un po' di spazio, un po' di mole di ricambio di granature diverse, un po' di dischi diamantati, le polveri di silicio, altre tavolette, altra balsa, altra cosa. Altro po' di impicci, sempre per l'affilatore. Scusate il rumore, c'è la finestra aperta. Pietre strane. Pietre inutili. E questo è il mio famoso carrellino dell'affilatura che mi porto sempre a spasso. L'ho messo su una tavoletta con un po' di ruote, con un po' di ruote, senti che ho detto. Con qualche ruota questo me lo porto di là in sala quando affilo, così c'ho la televisione, c'ho la musica, c'ho mia moglie che mi fa compagnia. Ci sono un po' di pietre, un po' tante. E questo è il carrellino, questo è un po' di roba di lavoro.
E qui pure, questo è l'antro con il mega computer, eccetera, eccetera. Oh, prima che qualcuno mi dice, ah, ma beh, io sto vedendo i cavalletti con le luci, fermi tutti, fermi tutti. Ari, eccomi. Pensate mica che io sono così cretino che mi sono andato a fare le luci per fare queste quattro video. Allora, una delle vere passioni del Branca è la fotografia. Aspettate il video fotocamera un'altra volta. Quelle sono le mie. Questa è, oh, scusate che non si vede. Questa è tutta roba mia. Sono delle prove che chiaramente che stavo facendo. Questa è una pubblicità, per esempio. Mi dispiace che c'è il riflesso di un'azienda agricola. Che guardate qua. Nell'armadio degli impicci riposta la brancaleonica maniera. Cioè, è l'attrezzatura fotografica, insomma. Quindi la mia Fida 5D, ma lì ce n'è un'altra, ci sono un po' di obiettivi, ombrelli, ombrellini, caricabatterie, flash, più tutta la roba da studio. E nell'armadio, oltre al resto dell'attrezzatura fotografica, lì ci sono My Coramels, per cui le coramelle di Pietro, le coramelle di, adesso pure è proprio bravo bravo, di Maleschi il polacco, una in cavallo e una in cuoio rigido, questa è una zozzeria comprata nel corso degli anni, un paio di coramelle a telaio, e insomma. Insomma, voglio dire, ho fatto vedere oggi che è Ferragosto, vi ho invitato a casa e vi ho fatto vedere la branca postazione. Eccomi qua. Però ho fatto venire pure il mal di testa, vero? Allora, oggi che vi ho detto, video sugli affilatori più che sull'affilatura. Mi date solo un secondo? E per forza, sto qua, eh? Allora, mi sentite? Sto chiudendo. Chiuso la finestra perché sì, è bella l'aria fresca dalla mattina, però col traffico della strada non si può. Allora, stavo dicendo, questi giorni, vedendo video contro video, eccetera, eccetera, due bellissime dirette, tra l'altro, mi hanno stuzzicato parecchio. Per poter fare attenzione, ho messo un pezzo di carta e è caduto. Ok, due video soprattutto, due dirette mi hanno stuzzicato, mi hanno fatto pensare a un video carino, cioè carino spero per voi, ma smart così. Una, quella di Marco Ciccarelli, 3-4 giorni fa ormai, e subito dopo, il giorno dopo, la live di Bob Santini, live che ha ripetuto ieri, anche lì veloce, molto smart. Poi sono due persone bravissime, è sempre un piacere vederle. Però il vederle una dopo l'altra, un giorno Marco, un giorno Bob, mi ha fatto venire in mente: sì, tutti noi tutti parliamo sempre di tanti modi di affilare, tante pietre, giapponesi, europee, metodi, il metodo americano, il metodo Iwasaki, il metodo vattene a pesca. A me invece è venuta agli occhi un'altra cosa. È vero, ci sono tanti metodi, ma perché convivono tranquillamente tutti quanti? Eppure, se io prendo una pietra X qualsiasi, e poi non fa torto a nessuno, prendo una belga. Se c'è un metodo che funziona e funziona bene, perché nascono metodi diversi, nascono approcci diversi? Eppure,
Il metodo si è trovato, eppure il modo di lavorare sopra si è trovato, perché fondamentalmente ognuno ha un approccio diverso all'affilatura. E si va dal metodo che a me piace molto, scusate, ho detto una cosa che non devo dire, non metodo, dall'approccio all'affilatura che a me piace molto, è piaciuto molto. Quello di Marco Ciccarelli, ovviamente, che ha fatto una bellissima live. E anche se ha mostrato in quel video un metodo particolare, canonico, definito con le sue leggi, con i suoi schemi, quindi diciamo un modo, scusate, un po' qui, ok, un modo di affilare abbastanza rigido. Però mi piace tantissimo il suo approccio alle pietre. E in chiusura di live ha detto una cosa bellissima che mi ha colpito molto, proprio nell'ultimo minuto, gli ultimi 2 minuti prima di interrompere il collegamento. Talmente bella che il giorno dopo ho ripreso il filmato, sono andato a ricercare il momento, l'ho riascoltata e me la sono scritta. Allora, testuali parole di Marco, Marco me le sono scritte perché mi ci ritrovo tanto. Marco ha detto: l'importante è il viaggio che ci porta al risultato. E secondo me questa è una meraviglia. È una meraviglia per il mio modo di approcciare alle pietre. Cioè, non affilare per necessità. Chi la pensa in quel modo non è un affilatore, una persona che deve affilare perché ne ha bisogno sulle lame. Per un tipo di persona del genere, l'affilatura non è un mezzo per arrivare ad un risultato, è l'affilatura stessa un esercizio piacevole, l'affilatura stessa che si dice premia a se stessa. Un affilatore del genere è una persona che ha piacere a stare sulla pietra, ha piacere nel cambio di pietra, ha piacere di sperimentare, non si cura del tempo che passa sulle pietre. Perché affilare è esso stesso un modo piacevole, un hobby piacevole, un bel modo di passare il tempo. Quindi si va dall'affilatura per il gusto dell'affilatura a un esempio, non dico totalmente diverso, quello di Bob, ma Bob per tanti aspetti invece, le ultime 2 live che gli ho visto fare, ho visto, chiaro che per carità, Bob, non te la prendere, eh? Le mie non voglio essere critiche, per carità di Dio, guarda, non alzo la mano, le alzo tutte e due. Sicuramente quello che ha detto perché era in video e l'ha detto a beneficio di tanti utenti che lo stavano guardando in quel modo. Poi lui tra le quattro pareti di casa sua, sicuramente quando approccia alle sue affilature per i suoi rasoi, sicuramente scatta la bacchetta magica, scatta il momento magico e farà le cose che lui ritiene più piacevoli e premianti. Però ritorniamo al discorso: ha fatto un video in cui tecnica, come si arriva al risultato, come si bisella il rasoio, qual è il modo più efficace, efficiente, senza far venire il mal di testa a un rasoio, senza stressarlo troppo, pum, 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 3 minuti là, 2 minuti là, 20 secondi dall'altra parte, tac, rasoio perfettamente affilato. Ed è vero. Poi in tutte e due le live, anzi no, nella prima e nella seconda purtroppo la barba non c'era. Poi con quel rasoio affilato, come diceva lui, con quel metodo che lui usa, ci si è rasato, per cui muti tutti, quello che ha detto delle sacrosante verità. Però vedete che è già un approccio diverso. L'approccio più zen da una parte,
l'affilatura come hobby, l'affilatura, l'altra campana, l'affilatura come metodo per arrivare a un risultato. È chiaro, lo ridico, Bob, non la prendere assolutamente a critica. Stai facendo un video, ti hanno chiesto certe cose, hai fatto vedere certe cose. Io l'ho preso come spunto per dare già l'idea di due tipi di affilatori diversi. L'affilatore più zen, il serial killer, l'affilatore seriale. L'affilatore efficiente, l'affilatore che mira al risultato, mira e ottiene, per carità di Dio, il risultato. Poi è chiaro che da un eccesso, da un, cioè, no, perché eccesso? Da un lato all'altro c'è tutta una serie di comportamenti intermedi. C'è l'affilatore zen, chiamiamolo così, quello innamorato, non tanto dell'affilatura, ma magari innamorato dell'affilatura su una pietra in particolare. Allora c'è quello che quando ha la sua pietra preferita tra le mani non se ne vorrebbe staccare più, e le altre pietre sono quelle che non fanno scattare l'amore. C'è il collezionista, quello che fa le affilature, non ha un'affilatura sua di preferenza, però ha tante tante pietre, perché gli piace cambiare, perché è sempre alla ricerca del bell'oggetto, quindi un affilatore, diciamo, compulsivo, parte da un acquisto compulsivo e poi si trasforma in un'affilatura compulsiva. C'è l'affilatore che io chiamo all'americana, o business, massimo del risultato con il minimo dello sforzo. Ecco, forse questo è l'eccesso. Ah, what's America Nation? Perché non naturale? Io non spero naturale, grit, I don't know. What's America? Pum! Tutte naturali, strung, 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 piramide scientifica, il numero esatto di passate che sui sacri testi sta scritto che con quella pietra tu devi fare 13,8 passaggi, e tanti ne fa, né uno di più né uno di meno. Se la fa tutta sul naturale, e poi perché io devo scurare l'arc e non sapere grit di Coromella? Io su Coromella mettere pasta di, che cazzo è? Diamond pasta. Quindi si comprano queste stronzate qua. Cioè, stronzate per me. Dice, ma è una stronzata comprato loro? Sì, perché a me. Io sento tutti, ma poi devo fare come San Tommaso, no? Ci dovranno mettere il dito. Per cui pasta diamantata, senza esagerare, 0,5 micro. Non l'ho provata pure io. Questa cosa ce l'hanno. È sana. È proprio sana, perché come ho preso, ho detto ammazza che monnezza, e sta là, buttata da quella parte. Quindi massima efficienza, e poi, e c'hanno pure il coraggio poi quelle rame le passasse in faccia, contenti loro, contenti. Quindi, come vedete, gli approcci alle pietre sono tanti. Oh, io adesso adesso devo fare una cosa che un po' mi riguarda. Bob, te la prendi con me, non ti voglio contraddire. Voglio solo fare una piccola aggiunta a quello che hai detto tu. Capisco che quello che hai detto, soprattutto nell'ultima live, ti ho fatto qualche commentino sotto, era indirizzato, erano consigli per un pubblico che si approccia all'inizio, se è all'inizio del percorso, cioè persone che ancora chiedono informazioni, che non hanno una base, per cui tutto quello che hai detto, visto in quest'ottica, è sacrosanto. Quindi, quando tu consigli di non affidarsi alla tecnologia, lasciate perdere i microscopi, lasciate perdere gli angoli i fogli di calcolo per l'angolo di Bevel. In questa ottica del video rivolto a chi si approccia all'inizio,
è sacrosanto e te lo sottoscrivo con il sangue. Giusto, impara, giusto il consiglio, impara dalle sensazioni, impara dal polpastrello, impara dal peletto del braccio, impara che non ti serve guardare il mille ingrandimenti, ma una lentina qualsiasi. Aspetta, e la fate tante volte, la 60.000, eccola, basta e avanza. Però io mi permetto, fondamentale, e ti sottoscrivo anche la battuta che hai fatto: anziché spendere 50-100 euro sul microscopio e 20 sulla pietra, spendi 100 sulla pietra e mettere e impara ad affilare. È vero, però voglio dare anche un po' il rovescio della medaglia, no? Perché mica i video che noi possiamo in rete mica riguardano solamente quelli alle prime armi, sicuramente ce ne sono tanti, ma ci stanno pure tanti amichetti nostri, tanta gente più svezzata. Allora, solo per completare l'informazione, ti ripeto, mai per criticare. Parliamo di microscopi. È vero, non servono. Però, a un vecchietto come me, che senza occhiali è praticamente una talpa, io adesso sto a distanza di un braccio, sto a un metro dal cellulare, ho tolto gli occhiali, vedo una macchia indistinta più o meno dalle parti. Lavorare a volte con l'ingrandimentino 60 verde non è che sia proprio il massimo della comodità, non è che mi riesce sempre tanto bene. Allora, il microscopio da 4 soldi mi è utile, no, utile, mi è più pratico, perché lo appoggio lì sul tavolo, uso un piccolo cellulare vecchio per fargli da schermo, cioè collego il microscopio direttamente al cellulare, e così anziché stare a impazzire con il filo per vedere, con scusa, la lentina per vedere, quella che dici tu giustamente, da ottico, da orologiaio, da gioielliere, io mi sono fatto questa cosa schifosa qui, comprata su Amazon. Ma 18 euro, non 180, 18 euro, un pezzo di plastica USB, guarda quanto è sciagattato sto coso, guarda, cioè, non è fisso, l'asta, il sali che deve fare poi da sali scendi, non si riesce neanche a tenere ferma, è una cosa allucinante. Guardate la distanza tra la base e la lente come cambia solo a toccare, cioè è veramente una monnezza allucinante, di una risoluzione bassissima, perché per 18 euro che te danno il caviale, la risoluzione bassissima, digitalmente 640x480, pomposamente dicono che arriva a 1000x tramite questa ghiera, ma per me non arriva manco alla metà, cioè saranno 200-300 ingrandimenti al massimo proprio. Però devo dire, tranne un piccolo adattatorino che ho da quella parte, io lo collego al cellulare direttamente, per cui ho lo schermino del cellulare che mi fa vedere una buona immagine, che poi è quella che in qualche video ogni tanto faccio vedere, no? Quando faccio vedere i marchi di affilatura, ecco, escono da sta monnezza qua. Oh, e a proposito di video, cioè potrei dire una cosa, io su 100 affilature quel fregno là forse lo uso due volte, però nei video è comodo, perché sai, un conto parla e la gente che sta lì davanti dall'altra parte dello schermo vorrebbe anche vedere qualche cosa, insomma, cercare di capire. Se io dico che questa pietra adesso è più fine di quest'altra, visto che poi io vado sempre con le naturali, come glielo dimostro?
facendo vedere i marchi di affilatura di una e i marchi di affilatura dell'altra. Poi d'accordo con te che sono fuorvianti, che non servono a niente, fai bene a specificarlo ad uso e consumo del principiante, perché io neofita, lo sapete, non lo dirò mai. Quindi fai benissimo, hai fatto benissimo a dire quello che hai detto. Ma aveva solamente fare una piccola precisazione. Dico, sai com'è? Dice, non lasciate perdere i microscopi. E io lo uso, dico, ho sbagliato, però aspetta, fammi spiegare. Che il microscopio è sconsigliato a quello alle prime armi, ma quando affili, insomma, credo anche discretamente, è un ausilio in più da vecchiarello, chiamiamolo così, una piccola comodità. Poi è chiaro, come hai detto, dice, a mille per, pure la pietra più fine del mondo sembra che te lascia un bevere un camparato, per quello non deve essere messo il microscopio in mano a chi inizia. Lo smaliziato sa che non deve guardare bovinamente lo schermo e basta. Le immagini vanno interpretate, va appunto, va capito che è un forte ingrandimento, che non serve solo a vedere i marchi d'affilatura, serve per vedere il ricciolino, serve per vedere la bava, serve per vedere il livello di lucidatura, perché l'ho già detto in un altro video, quando cominciate a vedere nero con un microscopio, l'immagine sembra più brutta, invece è sintomo di una affilatura lucida, di un bevel che si sta lucidando, perché il bevel è inclinato rispetto all'asse del microscopio, l'asse ottico. Di solito tutti questi piccoli dispositivi da 4 soldi non portano delle luci incidenti, portano le luci in asse con l'ottica. Il bevel è inclinato, della solita 18-16 gradi, per cui se il bevel è perfettamente lucido, la luce che parte dall'alto rimbalza e scappa via. Non si riflette verso l'ottica. Quindi quando al microscopio cominciano a venire fuori belle chiazze nere, lì dove c'è il nero, il filo si sta lucidando per chi sta cercando la finitura lucida. Magari dopo 20 passate guardo, ho delle zone nere. Mi faccio un'altra ventina di passate e mi accorgo che le zone nere stanno aumentando. No, voglio dire. Potrebbe anche avere il suo perché, ma basta così, Bob, te prego, non la prendere a critica. Volevo solo, visto che hai criticato un po' degli strumenti che io uso, è in piccola parte, volevo, non ti dico giustificarmi, però sai, quando il grande maestro dice una cosa, tutti genufletti, però vuoi dare anche la, diciamo così, la tua versione dei fatti, va, chiamiamola così. Ci avrei da dire pure qualche cosa sui fogli di calcolo, però oggi è Ferragosto, dai. Sto scherzando, chiaramente, Rubè, anzi, te l'ho già detto in diretta nella live, tu per me sei un grande, in Italia e all'estero. Però ritorniamo agli affilatori. Ma solo per concludere il discorso, perché siamo arrivati a 28 minuti, 29 minuti, no, ritorniamo agli affilatori, tanto per modo di dire. Non ci voglio capire più. Io sto facendo sto video, adesso ve lo dico vigliaccamente, con un solo cellulare messo lì, cioè poi finito questo video devo solamente scaricare il file sul computer e fare solamente quattro movimenti per poterlo mettere in rete, perché ieri dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio ho sbattuto la faccia per fare un bel video con tre punti di ripresa, uno sul faccione, uno sulle pietre, uno il microscopietto con cambi di inquadratura, quando parlavo io, puff, il faccione in primo piano, quando affilavo, puff, la pietra, cioè sembra un gestaccio ma può essere la pietra in primo piano.
il microscopietto per far vedere, per chiacchierare un po' sulla progressione sul bevel, ci metto 2 ore solo per organizzare il tutto, un'altra ora per il programma sul computer per fargli vedere tutte le periferiche, bringate e brancate, vado a registrare tutto. E l'audio mi si è registrato 5 minuti sì e 5 minuti no. Faccio tutto quello che posso per salvare il video. Alla fine, se non va, non va. Se non hai registrato una cosa, non è che ce la metti la colla. Per cui ieri è andata malissimo. Me ne siete accorti pure dal video sulla rasatura, che non era come al solito allegro, giocoso e giocondo. L'ho fatto proprio per rilassarmi un attimo. Perché, come ho detto, non mi piace che mi fate compagnia quando mi sbarbo. Quindi oggi, vigliaccamente, un solo video con un solo, cioè un solo file con un solo cellulare. La scusa era quella dell'approccio alle pietre, perché per esempio non vi ho detto il mio, ve lo dico in 2 secondi. Tra lo Zen e l'affilatore seriale io mi ritrovo molto sullo Zen. A me piace affilare per il gusto di affilare, piace l'affilatura fine a se stessa. A me un'affilatura è il massimo dell'efficienza. 3 minuti su una pietra, 2 minuti sull'altra, 1 minuto su una coramella significa solo che 3, 2, 1 ho goduto solo per 6 minuti. Per cui preferisco andare di naturali, non mi importa che siano lente. Certe volte mi fa pure piacere che siano lente, perché sto lì, me la affilo, me la canticchio, ascolto musica, chiacchiero con la moglie, mi fermo, mi prendo il caffè. Per me è veramente, allora, l'hobby, mettiamola così, non è la rasatura tradizionale, è anche la rasatura tradizionale, ma l'hobby, quello che mi fa passare bene il mio tempo libero, è l'affilatura tradizionale, cioè con dei rasoi a mano libera, dei rasoi tradizionali. Questo è il mio concetto. E alla brancaleonica maniera non ho neanche un metodo preciso, non ho sperimentato un metodo a cui io mi affido. Allora, qualsiasi lama c'ho davanti, parto sempre nello stesso modo. Perché sono talmente scemo, talmente zen, che faccio decidere alla pietra. Cioè, per me quello che è importante è l'accoppiamento pietra-rasoio. Io spesso, credo di averlo già detto in un altro video, spesso inizio, ma credo come tutti, che mentalmente ho la mia piramide in testa. Ah, allora oggi devo affilare, voglio affilare questo rasoio, allora sai che c'è? Tutto mentalmente. Comincio prima a bisellare con questa pietra, poi faccio un passaggio intermedio con questa e poi faccio un altro passaggio di finitura usando questa. Ma non è detto che poi uso le pietre così come le avevo pensate io, perché mentre sto lì, vibrazioni, suono, scorrimento, accoppiata pietra-lama, mi potrebbe dire una cosa diversa. No, guarda, questa lama con questa molatura, soprattutto st'acciaio, con questa tempra, la pietra che ho pensato come intermedia forse non la gradisce troppo. Mi sa che mi conviene utilizzare, e vado avanti. Cioè, è il suono, è il rumore, è la vibrazione al passaggio, quindi quelli che hanno studiato chiamano il feedback della pietra, che mi dice come progredire, dove andare, a che punto fermarmi o se continuare. Vedi, in questo senso pure a me della tecnologia frega proprio, frega molto poco, molto poco. Però, insomma, come ausilio didattico al suo perché. Questo è il brancaleonico metodo. Bello affilare. Certe volte io mi compro i rasoi nuovi perché quelli vecchi ce li ho tutti pronti. Mi dispiace sinceramente levar filo un rasoio tanto per il gusto del riparo. Però fremo.
Spesso ripasso un rasoio su una pietra da finitura alla quinta, alla sesta barba, ma solo perché voglio affilare un altro po', ma quando lo vado a rimettere sulla pietra, quel rasoio ancora taglia come alla prima rasatura. Però mi piace, devo fare. Boh, detto questo, sto giro 35 minuti, l'occhiale, altro che lentine, 60 metri, Bob, io senza questi sono finito, sono un uomo morto. Detto questo, lasciatemi fare la cosa più importante di questo video. Fatemi fare gli auguri per il Ferragosto a tutti quanti. Sempre meno quei 4-5, perché... Lo ricordate i film degli anni 60? Dio perdona, Ciccio no. Quindi, tanti auguri a quasi tutti. Passate un buon Ferragosto, divertitevi, grigliate, mangiate, bevete, ma se bevete non guidate, non fate gli scemi, mo non mi fate fare il padre di famiglia, il pesante, quello che rompe le scatole. Però date retta a un cretino. Noi della rasatura tradizionale abbiamo un'età media alta, siamo quasi arrivati tutti quanti, e parecchi ci sono arrivati alla pensione. Godemosela. Ho lavorato per 35-40 anni, qualcuno 42. Ecco, cerchiamo di metterci 42 anni di pensione davanti. Per cui il rischio è subito. Correre il rischio è cretino. Non ve l'ho fatto vedere. Ma, vedete qui ancora, sta inquadrato, poi si è mischiato un po' in mezzo all'inquadratura. Su quello non è obbligatorio niente. Ma il nonno si è fatto il caschetto con la luce rossa dietro, si è fatto il giubbino rifrangente, si è fatto un gilet da applicare sul giubbino con indicazioni luminose a LED per la notte. Oltre la luce di serie del monopattino, ne ha comprata un'altra doppio LED. Oltre i clacson cretini, ce l'ha messo uno a 120 dB. Cioè, voglio dire, non è per far buffone in giro, perché comunque che vuoi buffoneggiare? La salute è una, la pelle è una. Si dice sempre che Dio ti conservi la salute. Sì, Dio te la può pure conservare, però se fai lo scemo. Quindi, beccatevi pure il pippotto di Ferragosto, divertitevi, mangiate, bevete e non guidate se bevete, ma passate tutti quanti fondamentalmente una bella giornata, famiglia, mogli, amici. E se siete al lavoro, un pensiero va anche a voi. Vi ringrazio della pazienza, tanto 38 minuti non si vede nessuno. E ci vediamo alla prossima per un bel video, questa volta o di affilatura o di rasatura.